con mister Franchino Clemeno di Scandale, allenatore dei Pulcini della Polisportiva Scandale. Siamo qui al termine delle tre partitine che i Pulcini giocano per il campionato provinciale, giusto? Sì. La partita è finita con tre pareggi, 0-0, 2-2, 1-1. La parte del Leone nello Scandale, il giovane o il piccolo Lettieri, che ha fatto tutte e tre le reti della sua squadra. Come è andata? Sì, Lettieri Luigi, parliamo, perché abbiamo tre Lettieri. Lettieri Luigi, come è andata? Sono tre Lettieri in squadra. Giusto specificare. Diciamo, l'esordio finalmente del campionato è arrivato. Diciamo che il pareggio della terza partita è arrivato all'ultimo proprio secondo. Sì, ma sta bene lo stesso, ci stava il risultato, bene o male, perché anche loro hanno giocato benissimo e quindi stava tutto il risultato. Pulcini, parliamo di che anni? Parliamo 2004, 2005 e 2006, dal 1 gennaio 2004 fino a... A tutto il 2006? Tutto il 2006, sì. Come funziona la preparazione per questi, diciamo, bambini? Più che ragazzi, sono bambini ancora. Quanto vi allenate? Ci alleniamo due volte a settimana, ma con alcuni, visto che c'è qualche ragazzo che è anche un po' più grande, e molto probabilmente farà qualche partita nei campionati più grandi, anche per indirizzarlo a fare giocare, iniziarlo a farlo imparare, soprattutto a stare in campo più grande. E come allenamenti facciamo due allenamenti, facciamo martedì e giovedì, anche visto gli impegni che hanno loro. Sì, la scuola Scandale è aperta tutti i giorni fino alle 16. Ecco. Alle 17 invece, buio. Invece abbiamo alcuni ragazzi che fanno le scuole medie, dove hanno due volte lunedì e mercoledì rientro fino alle 5 della sera, fino alle 17. Mm-hmm. Quindi non abbiamo tanto tempo per allenarci, quindi gli unici due giorni sono martedì e giovedì, perché poi, diciamo, giochiamo di domenica, a volte possiamo farlo anche di sabato, però farlo di sabato mi sembra sprecare energie per i ragazzi. Certo. E voi dipendete dalla Federazione FGC di Crotone. Sì. E quanto durerà il campionato? Allora, questo è un campionato autunnale, dove ci stanno... Abbiamo 5 gironi. Tutti della provincia di Crotone? Tutti della provincia di Crotone, dove ci stanno sia ogni paese quasi a due squadre. Ogni paese quasi a due squadre. Quindi anche noi abbiamo due squadre. Quindi abbiamo anche noi due squadre dove ci siamo aggregati con quelle di Belvedere Spinello. Cioè, uno è Scandale Sole e uno è Scandale Belvedere? Sì, Scandale Belvedere, però è Belvedere, i ragazzi di Belvedere, perché è una società che si è voluta aggregare a noi, dove ci stanno bei ragazzi, anche un bel settore giovanile, e visto che con le problematiche ci hanno chiesto di unirci e ci siamo uniti, abbiamo fatto questa... Stiamo sposando questo progetto. Quindi due squadre, tutte e due nello stesso girone? Sì, nello stesso girone. E poi giocate anche tra voi? E giochiamo anche tra noi. E quanti sono in tutte le squadre? In tutte le squadre sono sei squadre per ogni girone. E quindi quando finirà questo torneo autunnale? Autunnale finirà per gennaio. Per gennaio, tutto il mese di gennaio. Poi inizierà il torneo primaverile. Ho capito. Quindi tutte le domeniche si gioca? Sì, domenica prossima dove siete? Siamo a Rocca di Neto contro la Real Neto. Una nuova società. Ok, in bocca al lupo, mister. Grazie, crepi il lupo.